L'Ascoli parte fortissimo con questo gran pallone messo nel cuore dell'area per Corazza e il primo gol con la nuova maglia per l'ex attaccante del Cesena, l'assist di Tirelli, con la freddezza che lo contraddistingue, Corazza porta avanti i marchigiani. L'undicesimo minuto, calcio di punizione, si innesca questo flipper e guardate come risolve la situazione Marco Chiosa, un gran sinistro per il centrale difensivo ex Entella, si prende l'abbraccio dei compagni, riporta l'Arezzo in parità. Chiosa con una soluzione che non è propriamente da difensore per la qualità balistica espressa, esulta anche guardando la curva Minghelli, manda ancora il pallone in avanti la squadra di casa, è una magia l'assist di Guccione che apre la strada verso la porta per Pattarello, 2-1 Arezzo. Freddissimo il numero 10, ma la gran parte del merito di questo gol è nell'assist fantascientifico di Guccione, andato a sfidare la linea dritto in porta Pattarello. Siamo nel recupero del primo tempo, questo pallone viene lanciato lunghissimo da Confente, la spizzata di Zamparo per Rauti che è freddissimo davanti alla porta, scappa via a Del Lungo, riesce a portare avanti il Vicenza al tramonto del primo tempo. Nicola Rauti che è sgusciato via in maniera imprendibile per il giovane difensore atalantino. Succede tutto però nel giro di pochi secondi e il pari dell'Atalanta porta la firma di Vania Vlahovic sulla sponda laterale di De Nipoti, il capocannoniere della Primavera nella passata stagione, ma ha giocato anche tante partite in C. Lascia il segno per l'1-1 Vania Vlahovic. A inizio secondo tempo però il taccuino è ancora pieno, guardate che bella azione del Vicenza, pallaforte dentro di Costa per Rauti, c'era stata anche l'idea ad aprire dall'interno dell'area di Zamparo. Rauti fa doppietta e fa 3 gol in 2 gare ufficiali, il sorpasso del Vicenza su questa palla che andava soltanto sbattuta in porta, si è fatto trovare al posto giusto Nicola Rauti che ovviamente ringrazia Costa per l'assistenza. Subito dopo il fischio d'inizio la partita prende subito una piega negativa per i lucani che pasticciano su questo giro palla arretrato, ne approfitta d'opportunismo Antonio Prisco che porta avanti il Benevento dopo nemmeno 30 secondi, doveva evidentemente ancora connettersi con la partita il Potenza che impacchetta il regalo per la squadra di Auteri che si porta subito avanti. Ancora Potenza fino al pari in questa circostanza, cross teso di Burgio, apparecchia per il sinistro Dauria, fa 1-1 trafitto Nunziante che non può nulla. Dopo 13 minuti viene ripristinato già l'equilibrio, Di Grazia però entra bene in area dribblando e alla fine arriva il tap-in vincente di Felipe, il sorpasso del Potenza con il primo gol in maglia rosso-blu del brasiliano ex Giuliano e Crotone. Ottimo lavoro di Burgio in realtà per la conclusione, poi il tap-in di Felipe. Su questa palla persa di Sturaro il Crotone recupera in maniera efficace con Vinicius e proprio Gomez buca Betters, non impeccabile qui, Crotone avanti al Massimino con il suo bomber. E a proposito di bomber, in tribuna c'è Adriano Montalto, nuovo arrivo del Catania, ma qui rivediamo la palla persa da Sturaro, Vinicius che è lucido nell'allargare per Gomez, poi doppio passo su Di Gennaro. Pressione costante in questa fase del Catania, il cross di Bua, colpo di testa di Carpani, il tap-in vincente e proprio quello di Gregorio Luperini, 1-1 al minuto 68, infilato Andrea Sala, il portiere del Crotone. Per la gioia dei presenti al Massimino, oltre 10.000, come detto, il primo vero Catania dell'anno, possiamo definirlo così, si va dal
dischetto e Beters para così il tiro dagli 11 metri di Spina. La serie di rigori si conclude con Di Gennaro, botta centrale, e lui a consegnare la qualificazione agli ottavi di finale al Catania, che troverà il Trapani. Sono serviti i tiri di rigore al Massimino. Inizia il match, inizia subito forte la Gian Erminio, che va subito a segno al sesto minuto con Michele Trombetta, dalla Kings League alla Serie C, in questo caso alla Coppa Italia Serie C, il suo primo gol in maglia Gian Erminio e contro la Virtus Entella. Nono minuto, Capelli, cross forte, Russini trovando una deviazione, batte Rinaldi e segna dopo un lungo infortunio. Russini tornava stasera da titolare, sfrutta il bel assist di Capelli, fa 1-0. Minuto 45, recupera palla di Molfetta, in buca per Pellegrini che viene steso da Faedo per Gandino, è calcio di rigore proprio al tramonto del primo tempo. Ingenuità del Padova sul dischetto, Voltan spiazza il portiere avversario, gol da padovano per Voltan, freddissimo dal dischetto contro la squadra in cui è cresciuto, fa 1-1. Poi Feralpi che attacca, Pellegrini per Zennaro, finta, palla sul mancino, preciso all'angolino, non ci arriva Fortin e Zennaro ribalta la partita con il 2-1 della Feralpi Salò. Ottima la giocata dell'ex pergolettese, palla sul sinistro e tocco delicato vincente. Il Padova non ci sta, recupera la palla Spagnoli, Rizzo, pasticcio clamoroso, ne approfitta Capelli, intelligente a pressare il difensore avversario, fortunato nell'incocciare sul rinvio del 3 della Feralpi Salò. La palla rotola alle spalle di Rinaldi. Il 3-2 del Padova arriva al 118esimo perché Spagnoli offre a Varas la palla buona per il gol che spedisce il Padova agli ottavi di finale. Era stanchissimo Varas, aveva i crampi, riesce a riprendersi per godere del servizio splendido di Spagnoli, scattato sul filo del fuorigioco. Destro vincente, tocco la traversa e 3-2. La partita inizia subito in discesa per il Picerno, palla al limite dell'area di rigore, poi davanti a Viola non sbaglia Andrea Sant'Arcangelo, il classe 2003 segna l'1-0 dopo 5 minuti e fa impazzire il settore occupato dai propri tifosi. 1-0 per il Picerno, in pieno recupero però sfrutta gli spazi Team Altamura, palla in avanti alla ricerca di Leonetti e delle punte, il pallone arriva proprio sul destro del centravanti del Team Altamura che fa l'1-1. Vinto Leonetti, classe 94, batte così l'uomo in meno, si fa sentire, si va nella seconda parte dei tempi supplementari, arriva il traversone, colpo di testa con i tempi giusti di Antonio Sabbatani che fa il 2-1 e fa impazzire il settore ospiti. Giunto qui a Picerno a sostenere la squadra è 2-1 per Team Altamura al minuto 106, Picerno in ginocchio e 2-1, gol pesantissimo. Minuto 119, arriva il gol che chiude i conti, fallo in area di rigore, rigore conquistato dal Team Altamura e poi non sbaglia dagli 11 metri Leonetti che realizza una doppietta e fa 3-1. Partita chiusa e turno conquistato. Team Altamura batte il Picerno per 3-1. Inizia subito forte il Perugia, minuto 14, alla prima vera occasione della partita. Fa male la squadra di Formisano, pallone per Montevago. La sua conclusione si appoggia sul palo e poi si deposita alle spalle di Marone. È 1-0 per il Perugia al minuto 14. Subito avanti la squadra di Formisano che inizia alla grande questo secondo turno di Coppa Italia Serie C. Pinedo che deve assolutamente rialzarsi ma non ce la fa perché Montevago prima fa gol e poi colleziona l'assist per Alessandro Seghetti che fa il 2-0 quasi alla mezz'ora di gioco. Il Perugia mette una seria ipoteca sul passaggio turno, tempo a disposizione ce n'è ancora molto, vedremo un Perugia dominare questo turno di Coppa Italia Serie C. Si va ai calci di rigore.
dove dagli 11 metri sbaglia Meic. Gran parata di Rizzo. E poco dopo a chiudere definitivamente i conti ci pensa Serpe, che deposita alle spalle di Rovida. La Provercelli vince sul campo della Pro Patria e strappa il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C.